Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Omicidio a Palermo, sarebbero due fratelli killer del ragazzo 22enne ucciso in una discoteca. Secondo gli investigatori, gli ultimi fatti violenti avvenuti nel capoluogo sono collegabili e intanto cresce la preoccupazione di residenti e commercianti. Una donna morta e una ferita gravemente, il bilancio dello scontro avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale Catania-Paternò. La vittima aveva 61 anni. Blitz antimafia a Niscemi, nel Nisseno, 27 in carcere, due donne ai domiciliari, sospeso un carabiniere, è stato sventato l'omicidio di un imprenditore. Consegnati 21 alloggi popolari in corso Indipendenza a Catania tra le assegnatarie, ci sono anche due donne vittime di violenza. Emergenza freddo, si mobilita la Caritas a Catania, aperto il dormitorio nella cappella della Chiesa del Crocifisso dei Miracoli, accolti 12 senza tetto. Calcio, sfida fra deluse nell'ultima giornata di andata della Serie C a Benevento di fronte i Campani e il Catania. A Messina intanto domani arriva il Monopoli. Bentrovati in apertura, dunque ancora la notizia del 22enne ucciso in una discoteca a Palermo. Sarebbero stati due fratelli i killer del ragazzo. Secondo gli investigatori, le risse dei giorni scorsi sono collegate all'omicidio del giovane ex calciatore, per lui il cordoglio del Torino, squadra in cui ha militato. Marco Gullà. Potrebbero essere due fratelli responsabili dell'assassino di Rosolino Celesia, il giovane di 22 anni ucciso la scorsa notte al culmine di una rissa nella discoteca Not Free di via Pasquale Calvi. Si tratterebbe di un ragazzo di 22 anni, coetaneo della vittima, e del fratello di 17 anni che qualche ora dopo aver commesso il gesto avrebbe telefonato alle forze dell'ordine dicendo di aver sparato e di trovarsi in via dei Cantieri. Una scia di violenza inaudita culminata con l'omicidio in discoteca. Gli investigatori pensano che le risse dei giorni scorsi siano collegate. Tutto sarebbe cominciato un mese fa alla Bucceria, dove tra le persone coinvolte ci sarebbe stato proprio l'ex calciatore di Torino e Palermo. Quindi si sarebbe aggiunta l'altra rissa in via Isidoro La Lumia, dove qualcuno ha portato via un ragazzo ferito mentre un trentenne ha sparato alcuni colpi di pistola in aria. E quella stessa notte c'erano stati alcuni colpi di pistola al CEP, lo stesso quartiere dove viveva Celesia. Una violenza lungo un filo rosso. Proprio per questo, in tarda mattinata si è svolto un vertice straordinario in prefettura. Sul tavolo escalation di violenza che sta investendo la città come un fiume in piena, travolgendo residenti e commercianti. Le strade del capoluogo si sono sporcate di sangue per la seconda volta nel giro di un mese e mezzo, e dello scorso 4 novembre infatti l'omicidio in via Roma di Badr Boudimai, cameriere 41enne. Il prefetto di Palermo Mariani, al termine dell'incontro, in una nota dice: saranno potenziati i servizi alto impatto già eseguiti in questo ambito territoriale e saranno adottate misure amministrative di deterrenza, quale ad esempio Daspo Urbano nei confronti di coloro i quali contravvengono alle regole del vivere civile. Il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, ha invece detto che la morte di un giovane lascia sgomenti, ma che occorre un'attività di coordinamento tra le forze dell'ordine e che sarà potenziata l'attività di monitoraggio. E abbiamo sentito della scia di violenza che ha coinvolto Palermo in questi giorni. C'è sempre più preoccupazione fra residenti e commercianti del centro, attanagliati da criminalità e malamovida. Sentiamo Mario Viola. A poche ore dall'omicidio della scorsa notte in via Pasquale Calvi, nel centro della città di Palermo, sale ancora la tensione tra gli abitanti. Residenti e commercianti si sentono abbandonati. Le operazioni delle forze dell'ordine sono durate 3 giorni e non appena polizia e carabinieri sono tornati al normale pattugliamento, dicono c'è scappato il morto. Penso che quello che è successo stanotte sia la conseguenza di quello che non è stato fatto, ovvero... È inutile che facciamo sempre in questa città, quando c'è un problema, questo abbaiare inutile di qualche giorno, e poi sono spariti nuovamente dopo la sparatoria di via La Lumia. Sono spariti, qua ci vuole la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, tutte le forze dell'ordine, come già ho dichiarato, coese a far sì che questo quadrilatero sia presidiato. È chiaro che nel momento in cui è stata allentata la presenza delle forze dell'ordine, dico, è successa una cosa gravissima e poteva succedere un'altra, per carità. Ma i residenti e i commercianti non si limitano a protestare e organizzano per stasera una fiaccolata.
Io credo che ancora una volta che tutte le istituzioni con delega alla sicurezza debbano in qualche modo garantire la sicurezza nella nostra città, e per cui continuo a lanciare un appello al sindaco, al prefetto, al questore affinché ci sia un intervento molto molto deciso. Non c'è solo la movida violenta, ma anche la criminalità ordinaria divenuta molto aggressiva con continue rapine, spaccate di vetrine e furti quasi ogni notte. Ricordiamo a tutti, stasera alle ore 21 dal Bar Torino partirà una fiaccolata per sostenere tutti i commercianti che sono stati vittima della famosa spaccata e di altri incidenti e furti avvenuti in zona. E noi come circoscrizione siamo a supportare i cittadini residenti della zona di Via Macheda. Intanto il prefetto riunisce d'urgenza il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per un vertice che dovrà affrontare questa recrudescenza. Parliamo dunque di una città che sembra ormai davvero senza regole. Sentiamo adesso il commento dello scrittore e giornalista Roberto Alaimo. Ha parlato di familismo amorale, l'odio antico per tutto ciò che è pubblico. Lo ha intervistato per noi Luca Ciliberti. La movida violenta è la specificazione moderna di un male che secondo me è molto antico, e cioè questo familismo amorale che caratterizza la società siciliana in particolare, ma non solo la società siciliana, è un problema almeno italiano. Io credo che l'odio nei confronti di tutto ciò che non appartiene alla nostra famiglia ha trovato nuove strade dove incanalarsi, che può essere di volta in volta un sparatorio in mezzo alla strada, uno stupro di gruppo, un omicidio estemporaneo, oppure anche gli incendi che è stato, vengono affittati, trovano un movente nell'odio che i siciliani nutrono nei confronti di tutto ciò che appartiene al pubblico o comunque che non appartiene a loro. Questo è un degrado comunque che è partito già da molti anni e che in qualche modo si alimenta di se stesso, cioè anche lo spazio che ottiene uno che salta sul tavolo e aggredisce il presidente di turno del Consiglio Comunale rappresenta, che lo voglia o no, un esempio per queste persone. Incidente stradale mortale oggi pomeriggio sulla statale Catania-Paternò. La vittima è una donna di 61 anni, una ragazza è rimasta ferita. Sentiamo il servizio. Drammatico incidente stradale sulla statale 284 al chilometro 44.500 all'altezza di Paternò. Una donna di 61 anni ha perso la vita, un'altra è rimasta gravemente ferita in seguito allo scontro tra due auto avvenuto in concomitanza con il restringimento di carreggiata che riduce la strada a due corsie, una per ogni senso di marcia. La vittima, originaria di Licodia Eubea, viaggiava a bordo di una Nissan Micra con una ragazza di 19 anni trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova al momento ricoverata e intubata. L'auto delle due donne si è scontrata contro un SUV BMW che viaggiava in direzione opposta, guidato da un infermiere in servizio al Policlinico di Catania, che ha provato a prestare i primi soccorsi cercando di rianimare la 61enne. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La vittima, sbalzata fuori dall'abitacolo, è morta quasi sul colpo. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, agenti dei carabinieri della compagnia di Paternò per i rilievi del caso e personale dell'ANAS per la gestione del traffico. A causa dell'incidente, avvenuto intorno alle 14.30, la circolazione stradale sulla statale 284 occidentale Etnea è rimasta bloccata per ore. Un'emissione impulsiva di cenere dal cratere Bocca Nuova è stata osservata sull'Etna dall'INGV di Catania. Cominciata alle 15.13, si è esaurita dopo circa 7 minuti. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche una rapida successione di eventi sismici localizzati all'interno del vulcano con epicentro appunto nell'area del cratere Bocca Nuova. Durante la nuova veloce fase eruttiva, l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania è rimasto pienamente operativo. Duro colpo della DDA di Caltanissetta alla famiglia mafiosa di Niscemi. Arrestate 29 persone. Gli indagati stavano anche progettando, pensate, l'omicidio di un imprenditore. Gerry Italia.
Colpirne uno per educarne 100, era questo il principio criminale attraverso il quale la famiglia mafiosa di Niscemi, guidata attualmente dal boss Alberto Musto, capo del mandamento di Gela, aveva deciso di uccidere un imprenditore del posto che negli anni si era opposto al racket delle estorsioni imposto dai mafiosi sul territorio e che aveva osato denunciare il boss niscemese 10 anni prima. Un progetto criminale che era ormai pronto per essere eseguito ma che invece è stato sventato alle prime luci dell'alba da un blitz dei carabinieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia battezzata Mondo Opposto. Sono stati 200 i militari dell'arma impegnati nell'operazione che ha disarticolato il clan niscemese attraverso l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone. Gli indagati sono anche accusati di reati contro la persona e contro il patrimonio e di detenzione di armi da sparo. 25 le persone finite in carcere, 3 agli arresti domiciliari, tra cui 2 donne. E per un altro indagato, un carabiniere, è stata disposta la sospensione dall'esercizio delle funzioni. In manette anche lo stesso Musto, il capo carismatico del clan niscemese e il fratello Sergio. Il monitoraggio costante delle attività della famiglia mafiosa condotto dalla direzione distrettuale antimafia ha rivelato lo stato avanzato della preparazione del delitto, che è stato fortunatamente impedito grazie all'intervento tempestivo e coordinato dei carabinieri. C'era già l'autista pronto su un'auto rubata. Una delle pistole doveva essere fornita dai presunti killer che arrivavano da Catania. Doveva essere un omicidio che avrebbe dovuto avere una funzione punitiva perché l'imprenditore aveva denunciato Musto 10 anni prima. Il progetto omicidiario è stato portato avanti sin quasi all'esecuzione, erano già i presunti killer con le pistole in mano, ma la differenza rispetto a 30 anni or sono, quando l'imprenditore che denunciava era un uomo morto, è che lo Stato c'è. Il capo del clan, già condannato nell'ambito dell'inchiesta Fenice e considerato uno dei più fidati referenti del boss niscemese Giancarlo Giugno, aveva riorganizzato la famiglia dalla quale dipendeva dopo che il capo storico venne arrestato nell'ambito dell'operazione Rewind. L'inchiesta in particolare ha fatto emergere che il gruppo si era riattivato nonostante arresti e processi del passato, tornando a taglieggiare il tessuto imprenditoriale e a riattivare commerci illegali. Il tutto con il ritorno a metodi violenti come l'omicidio per vendetta contro l'imprenditore che aveva deciso di ribellarsi al tentativo di estorsione. La politica è cominciato a Sala d'Ercole, l'esame del bilancio della regione con la votazione dei primi articoli del DDL stabilità. I lavori d'aula proseguiranno domani, poi il 28 e 29 dicembre. Tappa finale l'8 di gennaio. Scongiurato in questo modo l'esercizio provvisorio. La roadmap è stata stabilita in conferenza dai capigruppo. Ignoti hanno dato fuoco a Catania a una delle attrazioni per bambini del Parco Falcone. Vediamo il rogo nelle immagini postate sulla pagina Facebook di Inciviltà Catania. L'atto vandalico priva i più piccoli di un'occasione di divertimento e di gioco. Consegnati a Catania 21 alloggi popolari realizzati in Corso Indipendenza. Tra le persone assegnatarie ci sono 2 donne vittime di violenza. Tonino De Mana. Una bellissima casa, stupenda, non succede tutti i giorni. Ci hanno fatto un grandissimo, bellissimo regalo. Io ho una madre di 83 anni, io sono invalido con un'inabilità lavorativa. Sotto l'albero un regalo atteso da anni, troppi, vissuti in case fatiscenti, aspettando una chiamata, anzi un alloggio. Ed ora, chiave in mano, quell'alloggio consentirà a 21 famiglie catanesi di trascorrere un Natale speciale in un'abitazione confortevole, al calduccio e con un parco giochi sotto casa, nuovo di zecca per la gioia dei bambini, realizzato tra Corso Indipendenza e via 4 Novembre. Un modo diverso di abitare che consente al comune di proseguire nel percorso di rigenerazione urbana, tanto caro al vice sindaco Paolo La Greca. È questo l'housing sociale, un housing che consenta una vita associata, ma dove anche famiglie che altrimenti non avrebbero potuto accedere alla tradizionale edilizia economica e popolare invece possono finalmente attribuirsi il valore della casa, di una casa adeguata, funzionale alle loro esigenze. Un nuovo progetto di rigenerazione urbana portato a termine dal DCP, come ribadisce il presidente Sicali. Un'iniziativa che crea una rottura con quella che è stato il passato. Questi alloggi sono sicuramente all'altezza della dignità della persona, c'è il massimo del comfort, dell'efficientamento energetico. Il progetto ha visto la demolizione della struttura esistente e la realizzazione di un nuovo edificio che risponde a tutte le esigenze economiche e sociali. 2 delle case sono state concesse a donne vittime di violenza.
Ancora a Catania, dove apre il dormitorio nella cappella della chiesa del Crocifisso dei Miracoli, accolti 12 senza tetto. Giusy Lazzara. 12 posti letto nella cappella dei sacerdoti della chiesa del Crocifisso dei Miracoli a Catania. Lenzuola pulite e piumoni per 12 senza tetto, che la sera alle 8 entrano in questo salone. Per affrontare l'emergenza freddo, soprattutto la sera, apre il dormitorio intitolato al clochard austriaco Erwin, morto a Catania nel 2013 per il freddo. Incontriamo Alfio a 64 anni, da giovane, per lui solo lavori saltuari, poi ha conosciuto il carcere e la solitudine della strada. C'è il cocolo veramente bene, siamo una famiglia. E quanto è difficile invece vivere per strada? È molto difficile, difficilissimo, bisogna provare per credere. Che cos'è che le manca di più? La famiglia. Sebastiano ha 46 anni, per il secondo anno ha deciso di tornare nel dormitorio. Quello che non sto trovando nella mia famiglia, sto cercando in altre persone che fino a oggi non mi hanno tradito. Poi domani, non lo so, quasi. Senta, ma il Natale lo passerà qua? Spero, meglio di passarlo per i veri, solo, almeno a casa mia, a famiglia. Si può pregare, c'è anche un angolo dedicato ai senza tetto musulmani, fare una doccia calda e condividere la cena con i volontari che preparano piatti casalinghi. Che umanità si incontra qui? Persone disperate, perché chiaramente sono senza un punto di riferimento, non hanno una casa, e spesso anche sono senza famiglia e quindi... Questi momenti sono in qualche modo una supplenza di quello che la vita ha tolto loro. Percorsi di vita che si mettono insieme anche per una ripartenza. È un tentativo che facciamo, cioè non è qualcosa di efficace che cambia la vita delle persone, è un piccolo tentativo che cerca di dare un appoggio per fare un passo in avanti. La Caritas diocesana potenzia i suoi servizi in questo periodo e invia nel dormitorio i senza tetto che trovano accoglienza. Adesso ci fermiamo, fra poco lo sport. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, al calcio. Il Catania in Serie C chiude a Benevento il girone d'andata prima del mercato. Lucarelli senza attaccanti chiede ai suoi un approccio diverso rispetto alle ultime partite di campionato. Francesco Triolo. A contare a Benevento sarà soprattutto l'atteggiamento, anche per superare le difficoltà derivanti dalle assenze. Il Catania chiuderà proprio in Campania un girone d'andata che non è stato secondo le aspettative della società. Dopo il cambio di allenatore, con lo shock positivo iniziale, sembra aver esaurito l'inerzia e adesso occorrerà rilanciare. La sconfitta col Sorrento ha fatto male per come è arrivata e contro i Sanniti occorrerà dare una risposta. La pretende quasi anche Cristiano Lucarelli, che prima ha difeso la squadra contro tutti e contro tutto. Adesso però si è arrabbiato e chiede una reazione d'orgoglio. L'obiettivo è arrivare al meglio possibile sabato al giro di boa per poi tracciare una linea di bilancio in sede di mercato. A Benevento il tecnico rossazzurro chiederà gli straordinari ai suoi, non potendo ancora contare su Rizzo, Ladinetti, Di Carmine, Boa, Silvestri e su Sarau appena ceduto. Dovrà inventarsi qualcosa, soprattutto in avanti, dove appunto Di Carmine, il capocannoniere, è ancora KO per un infortunio ai flessori che riemerge periodicamente. De Luca e Dubicas si giocheranno una maglia da titolare, con il primo che è stato adattato contro il Sorrento ma con risultati poco brillanti. Gli esperimenti dell'ultimo periodo, come Chirico, falso 9, non ha dato punti di riferimento agli avversari, ma adesso servono punti di riferimento precisi, quelli di cui però ha bisogno il Catania. Si cercheranno sul mercato, ma intanto occorrerà trovare il guizzo a Benevento per il morale e per la classifica. E anticipa domani sera al Francoscoglio il Messina, che riceve il Monopoli. I giallorossi, che hanno problemi in attacco, così come il Catania abbiamo sentito, inseguono il quarto risultato utile consecutivo per chiudere l'anno solare al meglio. Sergio Colosi. Quart'ultimo posto a confronto. Messina e Monopoli si ritrovano domani sera al Francoscoglio con gli stessi punti 18 e le medesime esigenze.
Se per il Messina però questa classifica può ritenersi adeguata al suo spessore tecnico ed è stata migliorata nelle ultime tre giornate con due vittorie e un pareggio, il Monopoli, costruito con altre ambizioni, reduce da quattro sconfitte consecutive, ha fin qui deluso i suoi tifosi. All'entusiasmo dei giallorossi si contrappone quindi la crisi degli avversari, culminata con l'esonero del tecnico Francesco Tomei. Problemi in attacco per la squadra di Giacomo Modica. Alle difficoltà strutturali del reparto avanzato si aggiungono anche le assenze per l'ultima gara dell'anno. Emmausso è squalificato, Plesce è stato operato al dito medio della mano sinistra. L'impiego di Zun e Luciani è più di un'ipotesi, anche perché l'organico del Messina impone scelte forzate. Undicesimo appuntamento in Sicilia per le due formazioni, con un bilancio favorevole ai padroni di casa, con 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta nell'anno solare in corso. Dopo Monopoli, lunga sosta e mercato. Il 7 gennaio, Peloritani di nuovo in campo al Francoscoglio contro l'Audace Cerignola per la seconda gara consecutiva in casa. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Una buona serata.